Nel 2005 nasce beppegrillo.it. Nell'arco di brevissimo tempo diventa il settimo blog più visitato sul pianeta. Si parla di argomenti che interessano il paese reale, come la libera informazione, la green economy e gli sprechi della classe politica. È dal blog che viene lanciato l'invito all'uso della piattaforma Meetup, strumento internazionale che in Italia diventa la prima occasione aggregativa spontanea di utilità sociale. In breve tempo, i gruppi nati in rete lanciano la sfida ai sistemi di un paese ormai alla deriva. Il rinnovamento nasce dal basso e le persone cominciano a rispondere. Si forma una nuova massa critica in grado di ragionare su problemi reali e soluzioni sostenibili. L'8 settembre del 2007 succede qualcosa di rivoluzionario. Rabbia e frustrazione danno origine ad una manifestazione organizzata esclusivamente in rete che ha un successo straordinario. Alla fine della giornata si conteranno quasi 350.000 firme per la legge Parlamento Pulito. È il primo V-Day. 25 aprile 2008, secondo V-Day. Questa volta si promuove l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, della legge Gasparri e dell'ordine dei giornalisti. Nel 2009 a Milano nasce il Movimento 5 Stelle, un movimento politico basato su internet e sul principio della democrazia diretta. Protesta, proposta e proattività. Queste le parole che guidano il movimento. Oltre a stop alle auto blu, stop ai condannati in Parlamento, stop agli sprechi della classe politica. La partecipazione collettiva è la chiave di un nuovo modo di fare politica, che non sta né a destra né a sinistra, ma avanti. Fuori i soldi dalla politica. I candidati del Movimento 5 Stelle si impongono regole trasparenti. Riduzione drastica dello stipendio. Nessun privilegio. Limite massimo di 2 mandati. Nel 2012 nascono le prime città a 5 stelle. I media non possono più ignorare un fenomeno politico di portata nazionale che punta a superare tutti i partiti tradizionali nei sondaggi elettorali. Il Movimento 5 Stelle ha un programma definito insieme ai cittadini attivi. Acqua pubblica. Energia pulita e a basso costo per un pianeta migliore. Connettività gratuita per tutti i cittadini. Nuova politica dei trasporti a impatto zero. Maggiore sostenibilità, rifiuti zero. I bilanci e gli atti degli enti pubblici devono diventare accessibili a tutti. Incensurati, competenti, indipendenti da qualunque partito, questo è il profilo dei portavoce della politica 5 Stelle. Continuo contatto con i cittadini e sistematici feedback sull'operato. Ripristinare il controllo effettivo degli elettori sugli eletti è il primo passo per evitare una nuova deriva della classe politica. Il futuro del Movimento 5 Stelle non è quello di porsi come un partito alternativo. L'ambizione è promuovere un nuovo modo di pensare, una nuova consapevolezza civica, in grado di riprendersi il paese. Fuori tutti è lo slogan. L'Italia è degli italiani e deve tornare agli italiani. Avete dimostrato, ti chiedo scusa. Posso interrompere un sacco, perché i piani, i programmi. Perché i programmi non sono venuto qua a parlare di programmi. I programmi non sono in gioco. Però bisogna farli io, poi facciamo un po' per uno per correttezza. No, è possibile. Mi fai finire di parlare. Io dico questo. Terza volta le ingerenze dirette del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano permettono di usurpare la Costituzione e di legittimare un nuovo governo che non ha le basi parlamentari promesse dai partiti al momento del voto del febbraio 2013. Cittadini, colleghi, questo è solo un governo della propaganda, un Letta bis, o meglio, un Napolitano ter. Quando Matteo Renzi venerdì è entrato dal Presidente della Repubblica aveva un'unica novità, la figura del magistrato antimafia Nicola Gratteri come ministro della giustizia, ma il primo ministro, che da oggi è il signor Inciucio, ambizioso come nessun altro, ha scelto il compromesso di Napolitano per accontentare Berlusconi senza nominare un ministro della giustizia competente e onesto. Primo ministro, lei sognava di farci uscire dalla palude, mentre invece siamo finiti nelle sabbie mobili.
voleva Del Rio l'economia e ci siamo trovati con Padoan, consigliere di D'Alema chiamato, nonché direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale con responsabilità su paesi quali la Grecia. Abbiamo inoltre ancora Alfano, ministro dell'Interno, la persona che lei, Renzi, definì colpevole di una vicenda di cui come italiano mi vergogno, che coinvolge una bambina di 6 anni, ma non doveva essere cacciato. E andando avanti in questa hit parade dell'orrore, lupi per fagocitare le infrastrutture, poletti dalle COP rosse direttamente al ministro del Ministero del Lavoro, ma chiaramente senza nessun conflitto di interesse. Lorenzin e Franceschini, da lei definito vice disastro, che facevano parte del governo Stai Sereno. Caro Presidente, visto il coraggio in questi giorni dimostrato e soprattutto la capacità di imporsi su vecchi schemi di potere, ci riferiremo a lei come Renzi, il presidente del Coniglio PD. In tutto questo noi di certo non vogliamo tenervi sulle spine, non avrete la nostra fiducia. In questi giorni abbiamo assistito a consultazioni farsa che hanno espresso un governo farsa e quello che oggi voglio aggiungere è che ci troviamo di fronte a una maggioranza farsa. Ma prima qualche informazione sul Premier, Matteo Renzi, l'uomo che prima ancora di insediarsi ha già collezionato la prima menzogna sulla finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Breve antologia del Festival delle Dichiarazioni di Matteo Renzi. Voglio cambiare l'Italia, non cambiare il governo, punto a far lavorare il governo e non a farlo cadere. Enrico ci ha chiesto un patto di coalizione, io sono d'accordo, 10 dicembre. Tutto il PD aiuterà Enrico nel semestre di presidenza europea, 15 dicembre. Per il 2014 il premier è e sarà Enrico Letta, 22 dicembre. Nessuna intesa tra Letta, Alfano e me, non voglio assolutamente essere accomunato loro, integrato come in uno schema. Io sono totalmente diverso per tanti motivi, 29 dicembre. Enrico non si fida di me, ma sbaglia, io sono leale, 12 gennaio. Il governo Letta deve lavorare per tutto il 2014, 13 gennaio. Creiamo un hashtag. Enrico, stai sereno, nessuno ti vuole prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo, 18 gennaio. La staffetta Letta-Renzi non è assolutamente all'ordine del giorno, io sia chiaro, sto fuori da tutto, 5 febbraio. Ma perché dobbiamo andare a Palazzo Chigi? Senza elezioni, ma chi ce lo fa fare? E ci sono anch'io tra questi, nessuno di noi ha chiesto di andare al governo, 10 febbraio. Insomma, un uomo di parola, non c'è che dire. Ci rivelano uno scenario inquietante di poteri forti come quelli rappresentati dall'ingegner Carlo De Benedetti, che tramano nell'ombra con l'avallo del Presidente della Repubblica. Vergognatevi! Mentre compate cacciabombardieri obsoleti e non trovate i soldi per l'edilizia scolastica né per il dissesto di idrogeologico, mentre regalate milioni ai concessionari di slot machine e alle banche, non trovate i soldi per il reddito di cittadinanza. Vergognatevi. La verità è che l'Italia si aspetta che tutti noi andiamo oltre questo tempo, oltre il tempo dei partiti, degli accordi di potere dove le parole sono il lenzuolo bianco disteso sopra il cadavere ancora tiepido che rappresenta il futuro del nostro paese. Le persone non credono più nelle parole cariche di ipocrisia, parole ingorde di soldi pubblici, parole che diventano firme di accordi tra antichi, finti nemici, ma in realtà collusi amici di merende. I cittadini credono nella restituzione dei rimborsi elettorali, cosa che noi abbiamo fatto. I cittadini credono nei tagli a costi della politica e noi ci siamo tagliati lo stipendio per aiutare le piccole e medie imprese. Gli italiani vogliono parole guerriere e fatti ancora più guerrieri. Vogliono gridare e battere il pugno su questo tavolo. Vogliono che ogni discorso fatto in quest'Aula si trasformi in azione immediata. Primo Ministro, ieri ci ha parlato di bisogno di indicare una prospettiva di futuro. Ci parla di segnali simbolici. Noi invece le parliamo di proposte di legge concrete già depositate. Reddito di cittadinanza, conflitto di interesse, cancellazione dell'IRA per le microimprese, sono qui.
questo non è un paese che si può permettere segnali simbolici, questo è un paese che ha bisogno di risposte subito. I cittadini chiedono di uscire dalle logiche dei partiti, chiedono aria pulita e acqua pubblica, vogliono banche di cui fidarsi, vogliono un futuro sostenibile e andare in pensione con 40 anni di contributi che bastano e avanzano. In questo paese vi è un'unica forza politica che può realizzare questo per le persone ed è il Movimento 5 Stelle. Faccio un movimento per il movimento. Faccio un movimento per il movimento. Buonasera a tutti, prima di iniziare la serata vorrei ringraziare ancora una volta chi ci sta seguendo già da un po' agli incontri pubblici, ringrazio coloro che iniziano ora l'avventura con noi, una bella avventura. Ebbene, consentitemi di rivolgere un applauso a tutti i partecipanti di questa serata, grazie. Al candidato sindaco di Montelavate Cinzia Ferri, che è qui vicino a me. Al candidato sindaco di Vallefoglia Cristian Zaffini. A tutti i candidati consiglieri, io ne faccio parte, mi chiamo Maruska. A tutti gli attivisti che ci sostengono e svolgono assieme a noi un ottimo lavoro di squadra. Sono tutti qua. Al deputato Cecconi, alla senatrice Serenella Fucsia, sempre molto presenti nel nostro territorio, Serenella ci sta raggiungendo a poco. Un applauso speciale in bocca al lupo al candidato alle europee che è presente, sarà presente anche lui perché è un pochino in ritardo per il traffico, sì, Fabio Bottiglieri. Aggiungo inoltre un applauso, e spero che non sia l'ultimo, a tutti voi, alla fiducia che ci state dando in questa dura lotta al cambiamento, perché ci sarà un cambiamento, è già in atto e ve ne state rendendo conto tutti, ce ne stiamo accorgendo tutti, anche noi, perché ai nostri incontri siete e sarete più numerosi e partecipi. Allora, prima di passare la parola a Cinzia, vorrei dire un'ultima cosa. Il popolo diventerà sovrano grazie al Movimento 5 Stelle. Vinciamo noi, noi tutti, perché l'unione farà sempre la forza. Grazie. Buonasera a tutti, rinnovo il mio ringraziamento per tutte le persone che sono qui. Mi presento, sono Cinzia Ferri, ho 42 anni, sono sposata, ho due figli e faccio di mestiere l'impiegata in una ditta di Talacchio. Il mio tempo libero lo dedico prevalentemente al volontariato, ne faccio parte nell'associazione della Croce Rossa da 18 anni, sono volontaria dell'Avis e faccio anche parte dell'associazione Aido della sezione del mio comune, Montelavate. Perché sono entrata a far parte del Movimento 5 Stelle? Questa è una cosa che voglio sottolineare, il motivo. Come molti di voi, penso, mi ero stancata di questa politica, ho provato a votare a destra, a sinistra, centro, sopra, sotto, però tutti mi davano la stessa risposta. Nessuno pensava a me come cittadina, come contribuente. Finché un giorno, navigando su internet, mi sono trovata a guardare il blog di Peppe Grillo e lì mi si è aperto un mondo, ho capito tutte le sue idee che nascevano dal basso, cioè dai cittadini, l'unico movimento che premia il cittadino che si vuol mettere in gioco, che si vuol dare da fare per il proprio comune, per la regione e per la nazione intera. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché solitamente dalle altre parti le persone che hanno le teste pensanti non le vogliono, perché concentrano tutto il potere solo nelle mani di alcune persone che poi gestiscono la cosa pubblica come se fosse privata. Guardiamo nei nostri territori, Vallefoglia, Montelavate, dei partiti radicati da 60 anni che ormai hanno delle radici talmente profonde che non gli interessa neanche venire in mezzo alla gente e chiedere quali sono le esigenze della gente. A volte basta poco, un lampione davanti a casa, il taglio dell'erba sui giardini, è sufficiente accontentare con poco. Invece siamo stati un po' abbandonati. Prima di presentare i componenti della mia lista,
con i quali in questi mesi abbiamo studiato di tutto di più, cercando di capirci meglio come funziona l'amministrazione comunale e anche trovare delle soluzioni a costo zero per il nostro comune, e vi garantisco che ci sono, si possono fare, si applicano, in alcuni comuni già lo fanno, quindi non ci si inventa niente. Volevo aggiungere una cosa, che sia io che i componenti della mia lista, i candidati consiglieri, l'unica promessa che vi possiamo fare e mi sento di fare è che noi amministreremo il comune con onestà e rispetto del cittadino. Saremo noi che andremo in mezzo ai cittadini e chiederemo qual è la loro problematica e ci sforzeremo al massimo per cercare di risolverla. Questa è l'unica promessa che mi sento di fare. Altre, d'altronde, non c'è dato modo di sapere la gestione dei soldi, quanti ne entrano, quanti ne escono. Quello che abbiamo capito una cosa sola, che per uscire escono in un modo anomalo, troppo gonfiato a volte, e quindi noi su questo vorremmo essere incisivi, sul taglio degli sprechi che ci sono anche nei comuni, più basso rispetto alle regioni e allo Stato, però ci sono. Quindi noi interverremo sicuramente lì, chiaramente dateci il tempo. Verrà ora la resa dei conti, questo è quello che vi voglio dire. Vi voglio presentare i componenti della mia lista, ormai sto più con loro che con la mia famiglia, ma è giusto così, perché lo dobbiamo fare, quindi lo facciamo con tutto il cuore. E inizio da Nicola Magi, Luca Farone, Emanuele Damiani, Moira Righi, Ramona Penserini, Cristian Sabatini, Carmine Di Leo, Marianna Galeazzi in questo momento è assente, arriverà un pochino più tardi perché lavora, e considerando il periodo di crisi ben venga che lavora, e Marco Dorazio, che lui come solito non sta qua ma sta là, e quindi ormai me ne dimenticavo. Questa è la lista che abbiamo presentato. Abbiamo deciso di presentare il numero minimo richiesto dalla legge per dimostrare che non servono tante persone, servono delle persone brave, massima trasparenza in ogni decisione che noi prenderemo insieme al cittadino, sottolineo insieme, perché il comune è il vostro, non è il loro. Tutto qua, grazie. Adesso sì, chiaramente la lista di Montelabate, mi fanno notare, se non si era capita lo dico, sottolineo la lista per il comune di Montelabate. Adesso passo la parola al candidato sindaco invece del comune Vallefoglia, Cristian Zaffini, e grazie di nuovo. Grazie Cinzia, buonasera a tutti. Io sono Cristian Zaffini, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle qui a Vallefoglia. Non vorrei rubare troppo tempo ai candidati alle europee, perché questa è una serata dedicata per il tour delle europee, quindi non parlerò del nostro territorio, del nostro programma, perché abbiamo allestito i gazebo là per Vallefoglia e qua invece per Montelabate, dove potete trovare i volantini con il nostro programma, farci tutte le domande che volete. Noi siamo qua, ci siamo tutti candidati, potete conoscerci e farci tutte le domande del caso. Volevo ricordarvi che nelle prossime due settimane, le ultime due settimane di campagna elettorale, saremo presenti tutti i giorni sul territorio, faremo una serie di gazebo informativi come abbiamo sempre fatto negli ultimi mesi, faremo delle serate e degli incontri tematici, faremo delle serate dedicate ai giovani con della musica, gireremo anche noi col camper per andare in ogni angolo del comune a trovare ogni singola persona, vogliamo parlare con tutti, e poi in quelle occasioni potete, come ripeto, conoscerci e farci tutte le domande che volete. Volevo poi esprimere ancora un sentimento riguardo a tutti questi ragazzi che sono qua con me,
perché in questi mesi abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario, una cosa magnifica. Tutte persone che si conoscevano poco per nulla e che nel giro di poco tempo si sono ritrovati intorno a, come dire, una passione, a un motivo molto forte, molto valido per stare assieme, incontrarsi tutte le sere, studiare, come diceva prima Cinzia, perché noi stiamo studiando, non essendo, come dire, esperti di certe cose, per noi lo sforzo è doppio e anzi è triplo. E quindi questi sono ragazzi fantastici, che adesso vi presenterò, li vedrete. Partiamo da Cesare Amadio, c'è Maria Maio, Samuele Calesini, Emanuele Ricci, Gianmarco Paolucci, voi. Pasquale Gargiulo, Emanuele Bastianoni, Marusca Patrignani, Marinella Ranalli, Gabriella Staiano e Libero Mazzi. Purtroppo c'è. Noi ovviamente siamo per Vallefoglia, penso che si era capito questo. Volevo ricordarvi solo un'ultima cosa, noi come sapete bene rinunciamo ad ogni forma di finanziamento pubblico, però la politica senza soldi non si fa e noi lo sappiamo benissimo, per cui se siete con noi, se siete simpatizzanti, anche no, i gazebo ci sono, quindi se volete contribuire per noi sarebbe una cosa gradita. Vi ringrazio ancora e adesso cedo la parola al candidato Andrea Cecconi, ecco, al nostro deputato eletto Pesaro. Lo chiamiamo Fabio che sta scaricando i manifesti per le europee, lo facciamo venire sul palco. Tanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Bello, lo prendo io. Fabio, bello. Lascia la macchina aperta e vieni qua, dai, che aspettiamo a te. Bravo. Vi presento Fabio Bottiglieri, che è il candidato, uno dei candidati per le europee della circoscrizione. La circoscrizione europea è molto grande, c'è la Lazio, la Toscana, l'Umbria, per le Marche abbiamo Fabio Bottiglieri. Lascio la parola direttamente a lui, poi interveniamo dopo io e Serenella, che siamo i due, deputato e senatore. Grazie a tutti, grazie di essere qui, scusate il ritardo, ma tocca far tutto noi, io ho fatto stasera anche l'autista alla nostra senatrice, non ci spaventiamo davanti a nulla, quindi non siamo avvezzi ad avere privilegi, siamo cittadini come voi che in questa occasione siamo qua. Io vengo da Civitanova Marche, sono un consulente finanziario, sono dal 2009 nel 2010 nel Movimento 5 Stelle, ho dato una mano ai consiglieri di Civitanova per 2 anni che sono stati eletti nel 2012. E adesso faccio questa avventura, ho avuto l'onore di essere il candidato più votato delle Marche, quindi qualcuno di voi probabilmente mi avrà votato e quindi ho anche l'onere di rappresentarvi al meglio. Io sono qua questa sera perché devo trasmettervi un messaggio molto importante, cioè dovete cercare di capire quanto è importante l'Europa sui destini di noi italiani. Questa cosa è una cosa che non ci hanno mai detto, non ce l'hanno né raccontata né voluta far sapere. Noi per stare in Europa paghiamo una quota, siamo una comunità e abbiamo un costo, il nostro costo è 15,9 miliardi di euro l'anno. Noi per far parte della comunità europea versiamo nelle casse di Bruxelles 15,9 miliardi di euro l'anno, per capirci quanto i comuni ci tassano più o meno come IMU. Quello che una volta era un trasferimento, tasse nostre che andavano a Roma e tornavano ai comuni, adesso vanno a Bruxelles e quindi i comuni, per quadrare il bilancio, hanno aumentato le tasse sulla casa. Questi soldi servono non solo a pagare la struttura dell'Europa, ma servono a creare i famosi fondi europei. I fondi europei sono praticamente tasse nostre, non sono soldi che l'Europa ci regala. Noi di questi soldi in 10 anni, dal 2003 al 2013, abbiamo portato a casa solo 104 miliardi a fronte di 159 miliardi che abbiamo versato. Praticamente noi in 10 anni abbiamo perso 55 miliardi di euro.
abbiamo perso 5 miliardi di euro l'anno. Noi per stare in Europa perdiamo 174 euro al secondo, 10.464 euro al minuto, 627.000 euro l'ora, 15 milioni e mezzo al giorno per rimanere in Europa. Per rimanere in Europa ci hanno fatto entrare nel 2000 in deroga ad uno dei due principi previsti per poter entrare nelle comunità europee. I paesi che entravano nella comunità europea dovevano avere un debito che non fosse superiore al 60% del prodotto interno lordo e dovevano avere un rapporto deficit di bilancio prodotto interno lordo non superiore al 3%. Noi nel 2000 eravamo al 108%. La Germania, che è sempre così ligia e rispettosa delle regole, non ha detto voi non potete entrare, mettete a posto i vostri conti e poi entrate in Europa. No, voi entrate e ci rimanete. Facciamo una deroga. Adesso, nel 2012, quando è arrivata la crisi, quando è arrivato l'uomo della provvidenza, nominato da Napolitano, il signor Monti, è stato firmato un accordo chiamato Fiscal Compact. Questo accordo prevede che quel parametro del 60% dovrà essere raggiunto e rispettato nei prossimi 20 anni. Noi dovremo ritornare ad avere un debito rispetto al prodotto interno lordo del 60%. Siccome il nostro prodotto interno lordo nel 2013 è stato di 1.600 miliardi, vuol dire che noi dovremo avere al massimo un debito che si aggiri intorno ai 1.000 miliardi, perché la metà di 1.600 è 800, quindi ve la faccio semplice. Abbiamo un debito che invece è 2.100 miliardi. Quindi in 20 anni vorrà dire che dobbiamo restituire 50 miliardi all'anno di nostre tasse. Questo è un accordo che è stato già firmato. In questo accordo era anche prevista la possibilità, e ribadisco la possibilità, di introdurre in Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio per tutti i paesi della Comunità Europea. Sapete quale paese o quali paesi l'hanno già introdotta? Un solo paese, l'Italia. L'Italia ha introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione. Diventerà operativo quando tutti i paesi lo adotteranno. Ma che cosa prevede il pareggio di bilancio? Se una nazione come la nostra è in crisi, vuol dire che le tasse che il governo va a incassare diminuiscono da un punto di vista di imposte dirette, perché se le persone perdono il lavoro non guadagneranno, non pagheranno l'IRPEF, quindi lo Stato incassa di meno. Se c'è crisi le persone consumeranno di meno, quindi ci saranno meno imposte dirette, indirette allo Stato, IVA e ascisse varie. Se c'è crisi probabilmente anche le aziende chiuderanno e ci saranno ancora meno imposte che entreranno nelle casse statali. Se abbiamo una serie di entrate sempre minori, se abbiamo l'obbligo del pareggio di bilancio, vuol dire che da quest'altra parte non potremo assolutamente aumentare la spesa sociale, non potremo andare incontro alle classi che in questo momento hanno delle difficoltà con degli incentivi, non potremo fare assistenza, anzi saremo costretti a tagliare parte di queste altre spese. L'obbligo del pareggio di bilancio vuol dire questo: noi ci batteremo perché questa cosa venga ridiscussa, noi ci batteremo perché il Fiscal Compact venga ridiscusso. Addirittura, pochi giorni fa, il 22 aprile 2014, visto che qualcuno comincia a aver paura che quest'euro possa veramente saltare e parte del nostro debito è nelle banche straniere, francesi e tedesche, più del 30%, hanno votato un progetto che si chiama Redemption Act, il 22 aprile 2014, Redemption Act, atto di redenzione, che andrà in discussione, operativamente parlando, il 28 e 29 giugno 2014, cioè un mese dopo le votazioni. Che cosa prevede? I tedeschi hanno detto, visto che i paesi con debito sopra il 60% sono molti, mettiamo insieme tutte queste eccedenze, riportiamo tutti i paesi al 60%, l'eccedenza di ogni paese la mettiamo insieme e facciamo una sorta di debito europeo, una sorta di eurobond europeo di tutti questi debiti. Noi tedeschi ci accolleremo un tasso di interesse leggermente maggiore, voi italiani avrete un tasso di interesse minore. Idealmente potrebbe essere una cosa giusta, ma c'è un inghippo. I paesi che aderiranno a questo trattato
dovranno obbligatoriamente versare il 20% della cifra che viene messa in questo fondo comune a garanzia di quel debito. Il 20% sarà conferito in riserve auree, beni dello Stato. Potremmo trovarci a cedere il Colosseo, l'Arena di Verona, aziende statali tipo l'ENI. Qualora tutto questo non bastasse a raggiungere quel 20%, l'ipotesi di accordo prevede che addirittura la Comunità Europea venga direttamente a prelevare dalla fiscalità degli italiani, venga direttamente a prendere dalle tasse per raggiungere quel 20%. Questo è una cosa che è arrivata dopo il nostro programma, è in corso d'opera. Hanno paura che qualcuno ridiscuta veramente la situazione debito per garantirsi gli interessi sui crediti che hanno le banche. È in corso quest'altro progetto. L'hanno firmato gli attuali governanti. Qualcuno ve l'ha mai detto? Mi sa di no. Eppure in Europa ci abbiamo avuto fior di giornalisti eletti, ahimè, nelle fila del PD. C'è andato su una certa Lili Gruber, è stato eletto un signor Santoro, adesso c'è il signor David Sassoli. Tutti giornalisti dicono, però non informano. Strano, vero? Quando noi diciamo che l'informazione non è obiettiva in Italia, questa è una riprova. Ci sono persone che sono state a Bruxelles per anni e non ci hanno mai detto quello che accadeva in quelle stanze. Non ci hanno mai detto che il Parlamento europeo, che noi andremo a eleggere di 751 membri, ha tre sedi. Noi voteremo un Parlamento con tre sedi. Una sede è a Bruxelles, ma c'è una sede anche a Lussemburgo per i dirigenti della Comunità Europea e c'è una sede a Strasburgo. Noi siamo la Comunità Europea, ma la Francia ha preteso, ottenuto ed ottiene di avere una sua sede, Strasburgo, che funziona solo 4 giorni al mese, 12 volte l'anno. Una volta al mese, fisicamente, tutti gli eurodeputati si trasferiscono da Bruxelles a Strasburgo, 410 km di distanza, impacchettando tutto quello che hanno nei loro uffici. Cioè, noi siamo nell'era digitale in cui i documenti dovrebbero viaggiare via web, non ci dovrebbe essere carte, eppure a Strasburgo e a Bruxelles fanno questo viaggio continuo, una volta al mese. Questa sede costa più di 500 euro all'anno. 500.000 euro all'anno. Come se non bastasse, la Comunità Europea ha anche 139 ambasciate. Loro le chiamano delegazioni. Praticamente sono situate negli stessi paesi nei quali i singoli paesi che compongono la Comunità Europea hanno le loro ambasciate. 139. Queste delegazioni o ambasciate costano più di 500 milioni di euro l'anno. Hanno 5.366 addetti, che sono aumentati del 10% solo tra il 2012 e il 2013. Addirittura hanno una sede, una delegazione, alle Mauritius, con 37 dipendenti. Alle Mauritius l'ambasciata inglese ha solo 4 dipendenti. Hanno una delegazione alle Barbados, Isole dei Caraibi, con 44 dipendenti. L'anno scorso ne hanno chiusa una di queste sedi. Era nell'isola di Vanuatu, praticamente un'isoletta del Pacifico che si trova tra la Nuova Zelanda e la Polinesia. Aveva 11 membri. Lui dice, beh, abbiamo fatto un risparmio finalmente. Sì, peccato che ha chiuso con 90 milioni di debito. Cioè, io questo per dirvi che chi va in Europa, che sia italiano, che sia tedesco, che sia francese, mi sembra che abbia più o meno lo stesso approccio. Cioè, i soldi pubblici si possono tranquillamente buttare dalla finestra. E la riprova, e la riprova ve la do subito. Fino a 3 anni fa era previsto un rimborso forfettario per i viaggi aerei, per i trasferimenti degli europarlamentari dalla propria sede a Bruxelles. Quindi la maggior parte di questi parlamentari, europarlamentari, viaggiava in low cost, Virgin, Ryanair e altre compagnie simili. Hanno detto, ma per risparmiare proviamo invece a rimborsare direttamente il biglietto, invece di dare un rimborso forfettario. Sapete com'è finita? Viaggiano tutti in prima classe,
viaggiano tutti in prima classe. Questa è l'Europa che hanno costruito, questa è l'Europa che a noi non piace. È un'Europa che è molto concentrata su se stessa, sui suoi privilegi, sui favori alle banche e non a quello che era lo spirito originario del Trattato di Maastricht, cioè la collaborazione, la cooperazione tra i popoli per lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni economiche delle persone che entravano. Prendo quest'altro, scusate. Allora, ripeto, questa non è l'Europa che era prevista. Per giunta, quando firmammo quel trattato nel 92, Maastricht, l'unica clausola che non era prevista era l'uscita dall'euro. Cioè, noi abbiamo firmato un contratto nel quale non era prevista la possibilità di uscire. Siccome questa cosa è in violazione anche del Trattato di Vienna del 1969, che prevede la possibilità, soprattutto in casi estremi di pericolo e di difficoltà finanziarie, di poter rinegoziare gli accordi, nel 2007 hanno fatto un accordo a Lisbona nel quale è prevista l'uscita dall'Unione Europea, non dall'euro, dall'Unione Europea. Continuano a giocare sulle parole, ma di fatto giocano sulla nostra pelle. Noi siamo qua per portarvi un messaggio di conoscenza. Cioè, quello che il Movimento 5 Stelle fa in genere è far conoscere quello che noi facciamo, quello che noi conosciamo, in modo che voi siate consapevoli che quando sarà il momento di scegliere, eventualmente di usare questa famosa bomba atomica che è la matita, siate più consapevoli di quello che andate a fare. Io sono veramente disgustato dal fatto che per 14 anni hanno mandato in Europa il peggio del peggio che la classe politica italiana potesse esprimere, veramente il peggio del peggio. Persone che sono andate lì solo perché avevano perso il loro pezzettino di potere in Italia e sono andate a prendere un posto, un cosiddetto premio di consolazione. Noi andremo in Europa per battere i pugni sul tavolo, per ribaltare tutte queste situazioni. Credeteci, e noi siamo qua, quello che facciamo lo vedete tutti i giorni, quindi non vi dico fidatevi di noi, seguiteci, perché se io sono trasparente, se voi sapete quello che faccio, non c'è bisogno di fidarsi, lo vedete, mi viene naturale, posso anche sbagliare, posso arrivare in ritardo come stasera, vi dico abbiamo fatto tardi per un motivo, ma lo sapete, vi informiamo, il nostro primo obiettivo è quello di informarvi, così che sarete ancora più consapevoli domani nel momento in cui deciderete che è ora di cambiare questo paese, è ora di dare fiducia a voi e a noi, è ora che i nostri ragazzi finiscano di dover andare via all'estero e di non poter più tornare, perché comunque qua in Italia non hanno più nessun futuro. Quindi io vi invito veramente non solo a pensare seriamente a cosa fare in quell'urna il 25, ma di informare le persone, a dire informate, andate a sentire quello che vi dicono, andate a controllare e vedrete che quello che vi ho detto stasera io risponde tutto al vero. Grazie. Salve a tutti, buonasera, io sono naturalmente il motivo del ritardo, no, i treni Italia, sono partita da Roma e quindi il treno era quello, ce ne sono due in croce poi nel pomeriggio, non è che ce ne sono di più e quindi sento dei commenti che non capisco tanto. Allora, noi siamo qua e siamo contenti di esserci. Siamo contenti di esserci perché siamo convinti di far la differenza. Cosa significa andare in Europa a fargli splendidi a parole oppure andare in Europa e fare gli interessi del paese Italia e gli interessi del paese di tutti? Significa anzitutto conoscere i problemi, significa anzitutto non avere la supponenza di dare per scontato quello che gli italiani vogliono e quindi la prima cosa per rappresentarli è ascoltarli, confrontarsi e questo da parte nostra non vi mancherà mai, può capitare un giorno che non c'è una persona, un giorno non c'è un'altra, ma ci siamo sempre tutti, si recupera il giorno dopo, il dopodomani ci siamo, la vostra voce sarà sempre ascoltata, avrete sempre modo di dire, perché voi non sapete meno di altri, nessuno più di voi sa di cosa avete bisogno, cosa volete, cosa,
cosa vi serve per vivere meglio, e la politica questo di funzione. Noi ce lo siamo dimenticato perché ci siamo persi dietro le carte, dietro la burocrazia, dietro i tecnocrati europei, ci siamo persi dietro a una giustizia rallentata, a un confine tra onestà e malaffare sottilissimo. C'era un periodo, il periodo di Mani Pulite, a un certo punto se non avevi un avviso di garanzia non eri nessuno, però sembra che adesso siamo in un'ulteriore fase di quel tipo. Allora io vorrei tanto che si passasse dalla Seconda Repubblica alla Terza Repubblica a schiena dritta, sorridenti e non con la paura di non confrontarsi con i cittadini, di aver paura di ricevere gli insulti. Questo no, questo deve cambiare anche la fiducia del cittadino nelle istituzioni. E allora quando uno deve dar fiducia deve anche argomentarla con i fatti, come abbiamo fatto noi. Noi non eravamo esperti di nulla, però siamo andati nelle istituzioni e siamo stati perfettamente in grado di confrontarci. Non abbiamo fatto leggi anticostituzionali, non abbiamo favorito lobby particolari, però abbiamo fatto tutto quello che abbiamo detto, ci siamo anche confrontati, delle volte il dibattito anche all'interno del Movimento 5 Stelle è stato articolato, vivace, come giusto che sia, perché è un movimento democratico, un movimento pluralista dove non c'è una destra, non c'è una sinistra, ma c'è la volontà di affrontare i problemi nel modo più giusto, con la razionalità. E con la razionalità non l'affronta un Renzi, che ragazzi miei fa tanto lo splendido, non sa neanche che il 740 non esiste più e fa questa figura tranquillamente sulla RAI, cioè voglio dire, di fronte a tutti, in televisione, di fronte agli italiani, che gli italiani lo sanno che il 740 non esiste più, è lontano, lui era il moderno, ma lui è rimasto indietro, è antico, allora che moderno vogliamo fare? Parliamo di Job Act e non si parla di lavoro, come se io dovessi costruire una casa e invece di fare le fondamenta, la carpenteria, la struttura, la solidità, invece di creare il lavoro prima, io andassi a tinteggiare, a fare gli stucchi, i decori, che me ne faccio degli stucchi, i decori se non c'ho la sostanza dietro? E con questo atto che abbiamo fatto ultimo, abbiamo fatto proprio della gran fuffa per ritrovarci ennesima volta con le mani piene di vento, il nulla, a precarizzare ancora di più quello che era già precarizzato. Cioè noi abbiamo oggi, per quanto riguarda il lavoro, abbiamo ancora, nonostante la crisi, più di 10.000 contratti di lavoro l'anno, no? Però di questi uno su sei è a tempo indeterminato, quindi noi non abbiamo bisogno di creare altri contratti a tempo determinato, noi però abbiamo bisogno di coprire tutte quelle occupazioni, richieste di lavoro che non riusciamo a soddisfare perché non abbiamo le competenze, perché non siamo adeguati. Quindi noi su cosa dobbiamo investire? Noi dobbiamo investire sui lavoratori, che devono capire quali sono le nuove necessità del mercato, di riqualificare. Noi dobbiamo investire sulla speranza dei giovani, che devono essere motivati a studiare, a conoscere, a fare, a dare il meglio di sé. Noi dobbiamo investire sugli imprenditori, che devono avere certezza del diritto, perché uno che fa un'impresa, un giorno c'ha una regola, il giorno dopo ce n'ha un'altra, un giorno dopo uno che c'ha l'incerto nel futuro non è proiettato a investire, a rischiare, non lo fa. E una persona, se io precarizzo il contratto di lavoro, lo parcellizzo al stile cinese, come se le persone fossero pezzi di ricambio di una macchina, io non investirò mai nel clima lavorativo, nelle risorse umane, nella motivazione, in quello che fa team, in quello che fa valore aggiunto. Un'azienda, perché l'Italia ha funzionato bene, l'Italia delle imprese? Perché erano tutte aziende familiari, dove ognuno faceva per raggiungere un obiettivo comune. Piccola e media impresa è stata modello europeo per un po' di tempo. Poi va bene, i tempi sono cambiati, dobbiamo aprirci alla globalizzazione, ma apriamoci con il nostro stile, con la nostra qualità. Non possiamo competere con un mercato tipo quello cinese, che tra un po' poi gli si è rivolta contro tutto, tra virgolette. Ma come? Dieta mediterranea va di moda
e poi va di moda la Flex Security scandinava, che magari ce ne fosse. Certo, lì ce n'è molta di Flex e di Security, no? Quindi il massimo della tutela per il lavoratore in quanto a sicurezza e continuità del reddito, e a impresa in quanto possibilità non essere vincolata per esempio da quei contenziosi, quei costi infiniti di tribunali, così, che disincentiva anche l'assunzione. Però lì la tutela c'è, qui lo Stato che tutela mi dà? Dei corsi finti dove si arricchiscono solo quelli che fanno il corso? Un lavoro fittizio? Finto, con scatole, imprese che sono scatole cinesi, che non si capisce più chi è il datore di lavoro, chi è più irresponsabile, uno scarica barile a colpe, a responsabilità, che poi noi tanto, anche se le aziende, anche quelle pubbliche, le mandiamo fallite, poi dopo i dirigenti li premiamo sempre. Questo deve cambiare, questo il Movimento 5 Stelle può fare la differenza. Il Movimento 5 Stelle, andando in Europa, dovrebbe dire, cioè il semestre europeo, cari miei, facciamo che adesso, ma chi l'ha detto che devono esserci tre parlamenti, tre sedi? Se i paesi devono essere tutti, che la sede sia per ogni paese, magari in contemporanea al semestre, lo trasferiamo, chiudiamo Montecitorio, Andrea ve lo riconsegniamo per 6 mesi, no? E 6 mesi ospitiamo il Parlamento europeo in Italia, a Montecitorio gli avanzano i posti, ma sapete che a quel punto che impulso sarebbe per l'economia, per il turismo, per la per l'Italia, no? Per Roma, poi ci sono anche le terme di Caracalla, non c'hanno bisogno neanche di farsele, le riattiviamo, siamo pieni di bellezze naturali, bellezze storiche, mangiamo bene, se ne andrebbero più via i turisti, questa sarebbe una mossa da fare, ma perché? Perché quei tre posti se l'Europa è di tutti? Non siamo figli di un Dio minore, non lo siamo. Siamo tutti uguali e dobbiamo anche rivalerci. Cioè, Strasburgo ci campa con quel Parlamento che sta lì, nulla facente. E poi le direttive europee, quando sembra che se non ce lo dice l'Europa non abbiamo una direzione. Ma l'Italia è stata sempre all'avanguardia per tutto? Era il paese dei brevetti, era il paese della sicurezza, era il paese della letteratura, e noi che cosa dobbiamo imparare dai vichinghi? Che questo erano. Scusate, ma perché? Perché c'è stata questa regressione? Allora qui non ha funzionato la politica e questo bisogna far cambiare e questo deve essere una svolta. Adesso vi faccio un piccolo... Vi voglio fare un piccolo esempio e poi dopo lascio il microfono, perché sennò io dopo comincio a parlare e non me la smetto più, invece se avete delle domande ve le faccio. Noi questi giorni ci siamo arrabbiati tanto, ci siamo incatenati, abbiamo messo le magliette, schiavi mai, tutto, cambiamo tutto, siamo disposti a tutto ma schiavi mai. E poi finito questo abbiamo rivisto la legge sulle droghe, no? Quella che aveva fatto Giovanardi, anticostituzionale, anche quella. Che cosa hanno fatto in Commissione Giustizia e Sanità, a chi ha dato mandato il Presidente per relatore? A Giovanardi, perché era stato tanto bravo quella volta e quindi a fare una cosa anticostituzionale gliel'ha ridata. Quando gliel'abbiamo fatto osservare ha detto, ma tanto il relatore è neutro perché rappresenta quello che dice tutta la Commissione, allora a maggior ragione che cavolo gliela rete fa, manco fosse tanto carino e tanto simpatico, non si può guardare, non si può ascoltare, c'è la taverna che tutte le volte che lo vede dice trattienimi, che mi vola lo sputo, perché gli funziona così, no? Allora, questo è il Parlamento che ci troviamo, dove ci sono delle persone anche valide, no? Ma in quel meccanismo lì spariscono annullate dagli indirizzi di partito. A noi gli indirizzi non ce li dà nessuno, perché Grillo, a me mi piacerebbe sentirlo più spesso, ma chi lo sente mai? Ma ascoltare tutti quanti, ogni volta che vai, se precipitano tutti, proprio non ascolto. Ogni tanto dice, ragazzi, aggiornatemi, che state facendo? E poi insieme invece si arriva, perché
quando le esigenze sono quelle della gente vera, non è che c'è differenza tra politica e cittadini, no? E questa è la cosa più bella. E poi noi cresciamo a dismisura, siamo vincenti, qualsiasi cosa facciamo si vince, non c'è niente da fare. Addirittura hanno dovuto spostare, avevano fatto il giochetto, si erano messi d'accordo con la legge elettorale, l'hanno dovuta spostare a dopo le elezioni perché gli si era ritorta contro, non hanno fatto bene i conti, non erano più il primo partito, il secondo. Eravamo noi avanti, avanti a tutti, ce li mangiamo a tutti. Insomma, io sono felice di essere qui, sono felice di vedere che la gente cresce in continuazione, c'è questo entusiasmo contagioso che sarà l'ingrediente che ci farà uscire dalla crisi, sarà l'ingrediente che ci farà rendere conto delle cose veramente importanti, di quelle di cui forse possiamo fare anche a meno, e soprattutto ci cambierà la direzione dal non senso al buon senso, quello che ci è mancato in questi anni. Io adesso passo il microfono, vi ringrazio tutti e disponibile per le domande. Buonasera a tutti. Grazie di essere venuti. Quando uno arriva in una piazza così la sera e trova tutta questa gente, allora dice che lo sforzo, tutto quello che abbiamo fatto un anno in Parlamento, tutto il fegato roso, l'incazzatura che abbiamo fatto, sono servite a qualcosa. Significa che la gente finalmente ha deciso di alzarsi dal suo divano, uscire, semplicemente perché è curiosa, perché vuol sapere, perché si vuole informare diversamente. Non gli basta più stare ad ascoltare quello che gli viene riferito, quello che gli viene detto davanti a uno schermo, e incomincia ad attivarsi. Oggi ci sono io e la mia collega Serenella, c'è Fabio, avremo tante altre occasioni di incontrarci, sono tutti ragazzi di Vallefoglia e di Montalabate, perché ci stiamo mettendo la faccia. Veniamo qui per farvi vedere chi siamo, che siamo persone normali, dei cittadini normali. Questa è tutta gente, tutti i ragazzi, persone che sono del vostro territorio, molti di loro probabilmente le conoscerete come lavoratori, imprenditori, impiegati e operai. Io sono di Pesaro, facevo l'infermiere prima, fino a poco più di un anno fa ero un infermiere, e la mia professione, la professione che avevo scelto, è la professione che tornerò a fare quando avrò finito il mio mandato, o al limite, se avrò l'onore di essere rieletto, perché i cittadini mi rivorranno per il mio secondo mandato, sarò l'ultimo che farò, perché bisogna chiuderla, bisogna finirla con questa cosa che i politici devono fare la politica per tutta la vita, da quando hanno 16 anni, affinché non vanno in pensione. E voi qui, un politico di professione, ce l'avete candidato, il famoso Ucchielli, che è l'unica cosa che ci ha lasciato in questa provincia, sono i derivati della provincia, che ancora dobbiamo pagare e che pagheremo per tutto, per i prossimi anni, e lo pagherà anche mio figlio, c'è un bambino di 16 mesi, e mio figlio dovrà ancora pagarsi i debiti che ha fatto questo soggetto, che ha anche la faccia tosta di ripresentarsi nel suo territorio, perché non è bastato tutti i danni che ha fatto. E Ricci, da noi a Pesaro chiamiamo Ricci, che era l'attuale presidente della provincia, che stiamo pagando come presidente della provincia, ma che il presidente della provincia non lo fa ormai da mesi, e se ne va bellamente in giro per televisioni, piazze, mercati, casa per casa a bussare con i soldi nostri, perché lui dovrebbe fare il presidente della provincia. Io sto da lunedì al venerdì a Roma, sono tornato di pomeriggio, la mia collega amica Serenella è tornata stasera col treno da Roma. Usiamo il venerdì sera, il sabato e la domenica, giorni che dovrebbero essere dedicati alla nostra famiglia, ai nostri affetti, ma facciamo questo grande sforzo, e lo facciamo perché abbiamo in mente una cosa fondamentale, che i cittadini devono essere informati. Non siamo tanto qui a chiedervi un voto, a chiedervi di votare il Movimento 5 Stelle, ma siamo qui a trasmettervi un'informazione, perché siamo certi che un cittadino che è informato, un cittadino che sa, non si fa fregare da nessuno, una cosa sotto il naso non gliela fanno, e un cittadino che è veramente informato, la spegne quella televisione e incomincia a informarsi diversamente, noi siamo consapevoli che il Movimento 5 Stelle lo vota naturalmente, perché quell'altra feccia non la vota più. E lo vedete cosa stiamo vivendo in questo periodo, in questo ultimo anno.
i giornali, i telegiornali e le televisioni ci stanno dando continuamente tutti contro. Non è una novità, non è una novità che l'informazione in Italia sia di bassa lega. Siamo al 70° posto sulla libertà di stampa a livello mondiale, siamo vicino al Burundi, ad altri paesi del terzo mondo quanto a libertà di stampa. Ma stanno facendo tutta questa grande operazione mediatica contro di noi perché hanno paura. Si stanno rendendo conto che il Movimento 5 Stelle può vincerle queste elezioni, è veramente il primo partito in questa nazione, e questi hanno paura che dei cittadini onesti e normali gli tolgono il giochetto che hanno avuto in mano da 60 anni, perché tutti i magheggi, tutti gli affari, tutti gli accordi che hanno con le lobby, tutte le persone che hanno piazzato nelle loro partecipate, anche qui in Marche Multiservizi, nelle cooperative, è un giochetto che se glielo portiamo via loro sono finiti, e faranno di tutto e stanno facendo di tutto per mantenere il potere. Lo stanno facendo anche a livello comunale, ma lo vedete, bussano porta per porta, vi chiamano a casa per cercare di trovare un voto, vi vengono a trovare in ogni posto, vanno all'Avis, vanno nelle aziende, nelle case di riposo, negli asili, nelle scuole, girano in continuazione, perché sanno che se perdono il vostro comune, se perdono Pesaro, se perdono la nazione, sono finiti. Hanno una paura fottuta. E hanno una paura fottuta non di noi, ma di voi. Perché si stanno rendendo conto che i cittadini non ne possono più. Si stanno rendendo conto i cittadini che tutto quello che hanno dovuto mandare giù, tutti i rospi, tutte le malefatte che hanno fatto questa classe politica, non siamo più disposti ad accettarle. Ma io da cittadino mi metto nei panni anche del mio vicino di casa, del disoccupato o del ragazzo che è amico che deve uscire da questo paese, andare all'estero per lavorare. Non chiediamo la luna, non vogliamo essere la Norvegia, l'Inghilterra o chissà quale grande paese europeo. Vogliamo vivere in un paese normale, normale. Ma vi pare che viviamo in un paese normale? Dove abbiamo un corrotto, che quindi evasore fiscale, che ha rubato i soldi nostri, che fa il segretario di un grande partito, Forza Italia, che si mette a fare riforme costituzionali e leggi elettorali. Ma stiamo scherzando, ma questa è la normalità. Loro ce la vogliono far bere come una cosa normale e ci stanno siamo assuefatti da questo. Vediamo che arrestano delle persone all'Expo. Ed è normale, tanto ne arrestano 3-4 al giorno. Scajola, che è stato ministro per 5 anni, quello che aveva una casa su insaputa vista Colosseo da milioni di euro, l'arrestano, è normale. Ci sta passando tutta la merda che hanno fatto come normale. È questo che stanno facendo. E lo stanno facendo anche qui. Lo stanno facendo anche qui. Io giro tante piazze. E lì, quando finisce che spegniamo i microfoni, stai un po' con la gente, parli. E succede quasi sempre che ti avvicina qualcuno, uno che ti dice: guarda, ti volevo fare i complimenti, bravi, non mollate. Sai, io sono dipendente del comune, oppure sono un imprenditore che lavora per il comune. Se mi vedono qui, potrei rischiare di perdere il posto, potrei rischiare di perdere un appalto. Ma questa è normalità, questa è democrazia, ce la spacciano per democrazia. Ma questo neanche nel trentennio lo facevano. Questa è una dittatura. Se uno non può esprimere liberamente una propria opinione, una propria espressione politica, per paura di perdere un posto di lavoro. Oggi, vi do una notizia di oggi, tanto per darvi un altro esempio. Io sono un infermiere, mia moglie è un'infermiera, lavora a Pesaro, a Santa Colomba, la conoscerete sicuramente tutti, è una casa di riposo che è del comune di Pesaro e quindi gestita dal comune di Pesaro. La persona che gestisce la casa di riposo è la cugina di Delle Noci, che è un assessore, l'assessore al bilancio del comune di Pesaro. Bene, questo Delle Noci, insieme a Ricci, insieme ad altri, se n'è andato un paio di settimane fa a fare un buffet alla casa di riposo per gli anziani, offerto dal partito, e quindi da soldi nostri, perché sono soldi di finanziamento pubblico, offrendo questo buffet e invitando, costringendo tutti i lavoratori della cooperativa a andare a questo buffet, perché invitare, però dire tu devi venire per forza, vuol dire che lo stai costringendo una persona, un lavoratore ad andarci. Hanno distribuito i soliti santini, con la foto di Delle Noci, il simbolo, dove mettere la X e dove mettere il nome, al che nei giorni successivi la cugina, che è diciamo il dirigente della casa di riposo, ha voluto tutti i nomi, cognomi dei lavoratori che avrebbero votato Delle Noci.
Ma come nome e cognomi? E questi sono talmente idioti che lo fanno nella struttura dove lavora mia moglie. Ma allora sei proprio scemo. Ma lo fanno così, per loro è una cosa normale. Vogliono il nome e cognome, domani vado al giornale e questa cosa è una cosa che devo per forza denunciare. Vogliono il nome e il cognome della gente che voterà delle noci. Questa casa mia si chiama mafia, l'omertà. Questi lavoratori ti vengono a cercare di nascosto perché hanno paura. Questi hanno un atteggiamento che per loro è normale, ma che è equivalente all'atteggiamento che hanno i camorristi e i mafiosi in Sicilia o in Campania. Non c'è niente di diverso e ce lo fanno passare per normale. Ma non è normale che uno deve aver paura di perdere il posto del lavoro se vota un partito piuttosto che il movimento con un altro partito. Questa non è libera scelta, non è democrazia. Non c'entra niente con la democrazia. E quando noi diciamo che la democrazia è finita, che c'è un golpe, ma ci riferiamo a queste cose qui. Non c'è una banda armata che se ne va a sparare in giro o ti danno l'olio di ricino. Ti prendono per la gola con il tuo posto di lavoro, perché se sei dipendente di una cooperativa e ti dicono se tu non vuoi perdere il lavoro devi votare me, se no tu perdi il lavoro, questo non ha niente di democratico. Tu stai comprando il voto di quella persona e lo tieni al collo, perché un dipendente di una cooperativa prende una miseria e lavora come un somaro, perché quello non ha alcun'altra speranza. E lo stanno facendo, e lo sapete che lo stanno facendo dappertutto. Lo stanno facendo anche qui nella vostra città. Io vi parlo di Pesaro perché la conosco meglio. Ma questo è il loro atteggiamento. Questo è il loro atteggiamento. E io vorrei riportarvi al fatto che si può cambiare. Non è vero che non sta cambiando niente in questo paese, perché dopo, quando si parla con la gente, spesso ti dicono ma non c'è niente da fare, la politica è così, hanno sempre fatto così, hanno sempre rubato, non cambierà mai, siete uguali agli altri, uguali agli altri. Noi non siamo uguali agli altri affatto, affatto. E non è vero che non sta cambiando niente in questo paese. In un anno in questo paese è cambiato tantissimo. Voi non sapevate assolutamente nulla di quello che succedeva nel Parlamento, assolutamente nulla. Era una scatola chiusa, vuota, in cui mandavate ogni 5 anni o 3 anni o 4 anni qualcuno dentro e non ne usciva mai niente. C'è voluto un movimento di cittadini normali, onesti, per entrare dentro e far vedere quello che succedeva. Le schifezze che stanno facendo, e stiamo facendo una grossa fatica, ce ne sono tante altre che vi vorremmo dire, e facciamo fatica effettivamente a informarvi su tutto. Beh, questa è una cosa che voi non avreste mai saputo. E le piazze così, io finché non ero deputato, non le avevo mai viste per il movimento, ma girando in tutta Italia, anche in altri gruppi. Sta cambiando. E che noi cittadini siamo all'interno di un cambiamento e non ce ne rendiamo propriamente conto. Perché quando sei dentro la storia, quando sei dentro un cambiamento, lo percepisci poco. Ma i nostri figli, i nostri nipoti, quando si guarderanno indietro, vedranno i loro padri, i loro nonni, che sono riusciti a mandare a calci in culo fuori una classe politica degenera che li stava mandando in malora. Ma lo dobbiamo fare oggi. Non sottovalutate l'importanza di queste votazioni. È una cosa da fare oggi, il più presto possibile. Perché sennò fra 20 anni i nostri nipoti o i nostri figli, quando si guarderanno indietro, ci malediranno per essere stati fermi, per aver continuato a fare quello che hanno sempre fatto. E lo sappiamo che non stanno cambiando, che sono sempre la stessa gente, che candidano sempre le stesse gente all'Europea, gente sconosciuta. Ci siamo tenuti 5 anni la zanicchia in Europa, 5 anni. E lo siamo venuti a sapere adesso, quasi nessuno lo sapeva che era in Europa. E non ci sono neanche mai stati, Salvini non si è mai visto della Lega in cinque anni, non si è mai visto. E non c'è neanche mai stato. C'è andato una volta, un europarlamentare danese, mi pare, belga, l'ha sputtanato davanti a tutti a dire ma cosa cavolo fai, non ci sei mai stato neanche una volta e vieni qui a dettare anche la linea, ma vattene. Fannullone. Vedete, siamo in un cambiamento, non lasciamocelo fuggire, facciamolo insieme. Noi abbiamo fatto una grossa fatica in questo anno, ci siamo battuti tanto e lo continueremo a fare, ma chiediamo anche voi di incominciare a muovervi, a farlo questo cambiamento, a cambiare anche voi e a far cambiare anche quelli che sono vicino a voi.
ci chiedete di andare in TV, ci chiedete di... No, non è niente, non c'entra niente. Non siamo noi che dobbiamo andare in televisione. Siete voi che dovete spegnerla quella televisione. Il concetto è diverso. Lo sapete che vi riempiono la testa di menzogne. Lo sapete che state vivendo in un'illusione. Anzi, sarebbe meglio chiamarlo incubo, perché forse è più un incubo. Ma nonostante tutto, continuate ancora per quella strada, gli date ancora un appiglio. Il concetto è diverso. Ma basta, basta con questa gente, basta. Lo sapete che sono dei maledetti. Lo sapete. Anzi, sarebbe meglio chiamarlo incubo, perché forse è più un incubo. E poi vi danno anche un'informazione distorta, vi dicono che non facciamo niente, che non collaboriamo mai. Ma basta. Che non parliamo, che non dialoghiamo. Ma non è vero. Quello è un ambiente surreale. Lo sapete. E veramente, viviamo in quei parlamenti, in quelle stanze, delle situazioni veramente surreali. Sono lontani anni luce dalla realtà, dal cittadino normale. Prendono delle decisioni, fanno delle leggi, anche le leggi più belle del mondo, anche se sanno che non verranno mai applicate, che i soldi non ci sono, tanto per farle. È tutta una messa in scena. Quando entri sulle cose concrete, non c'è dialogo con questi qui, non c'è dialogo. Dal cittadino normale. La prossima settimana alla Camera ci saranno tre voti di fiducia, tre in una settimana. Ma che dialogo c'è? E non è che noi abbiamo provato, io sono stato tutta questa settimana in corso, chiuso dentro una commissione, a parlare su un paio di provvedimenti, le ore, ma ore continuative, dall'1 del pomeriggio alle 7 di sera, perché non c'era aula, sempre in commissione. Parlavamo noi del Movimento 5 Stelle e un ragazzo della Lega. Voi non ci potete credere, in 7 ore di commissione la maggioranza, Scelta Civica, il governo, non ha parlato nessuno. Abbiamo parlato per 7 ore, io e un ragazzo della Lega, per 7 ore. È un ragazzo della Lega. Voi non vi rendete neanche conto che cos'è quel posto lì. 7 ore di commissione. È una finzione. È una finzione. Le cose serie sono altrove. La legge elettorale l'hanno fatta altrove, le riforme costituzionali se le fanno altrove, poi te le buttano dentro e dicono: ah, ma te con noi non parli, ma non si parla lì. Ti chiedono di scendere dei compromessi assurdi, ti faccio passare un emendamento se mi voti un decreto che dentro ci sono i soldi per gli F-35, la TAV, l'Expo. Ma come? Poi te le buttano dentro e dicono: ah, ma te con noi non parli. Allora io capisco che da fuori non si parla lì. Uno si accende la TV, si vede il telegiornale, vede quello che parla, quello che promette, gli 80 euro. Il Movimento 5 Stelle è sempre messo da parte, quindi è come se non esistesse. Ma io vi chiedo di informarvi di più, andate in rete, chi non ce l'ha o chi fa fatica, aiutatelo ad andarsi, passatele le informazioni. Ci sono tutte. Rendetevi conto di quello che veramente succede in quel palazzo. Basta andare sul sito della Camera per rendersene conto. Di come sono i tempi, di come ci si comporta, di come si parla. Non vi sto facendo un favore, perché vi incazzate ancora di più se non riuscite a capire che cosa sta succedendo veramente. Ma lo dovete fare. Lo dovete fare. L'unica nostra salvezza è l'informazione. Se noi non sappiamo, non siamo nulla. Se una cosa non c'è, non viene detta, vuol dire che non esiste. E loro è così che si muovono. Fanno gli accordi, fanno entrare i lobbisti dentro le commissioni a parlare fino a lì davanti a te. Prendono accordi da milioni di euro sulle nostre spalle come se fosse normale. Come se fosse una cosa normale. Noi siamo qui a darvi questa testimonianza. Potete crederci, non crederci, approfondire. Però ci vedete, ci potete toccare, siamo... Ho 30 anni, sono un ragazzo normale, onesto. Non ho mai fatto politica, diciamo, nei partiti tradizionali, come può essere un qualsiasi altro politico che vi trovate in queste liste, che sono in politica già dalle scuole superiori, poi vanno nei sindacati, poi diventano i segretari di zona, poi segretari regionali, poi segretari provinciali, poi vanno in un assessorato, poi vanno in un comune. E non stanno mai con le persone, non hanno mai fatto neanche un giorno di lavoro questi qui, non sanno neanche cosa vuol dire stare con un reddito precario, non sapere se oggi prendi uno stipendio e domani non lo prendi. Non lo sanno. Eppure si permettono di prendere decisioni sulle nostre teste, serie, e quando gli dici: guarda, stai sbagliando, non è così la realtà. Come il decreto lavoro che prima ne parlava.
voi qui siete una cittadina dove l'imprenditoria era e ancora è un punto importante della vostra economia cittadina. Ma un imprenditore, un lavoratore, se è bravo, se lo vuole tenere, non gliene frega niente del tempo determinato, prorogabile o non prorogabile. Un vero imprenditore, un imprenditore serio, ci scommette nel suo lavoratore, ci mette risorse, lo forma, e se te lo tiene stretto non lo manda via, non gliene frega niente della flessibilità. Non gliene frega niente. Questi ci hanno messo sul piatto un decreto sul lavoro per rendere più precario e più veloci le assunzioni e i licenziamenti, monetizzando la cosa, ma è inutile, lo sappiamo tutti che è inutile. Non c'è richiesta di lavoro. Non è cambiando i contratti di lavoro che tu hai più lavoro, è creando lavoro che tu hai più lavoro. Non c'è niente da fare. E la stessa cosa vale per gli 80 euro. Ma io lo comprendo benissimo che 80 euro su un lavoratore dipendente, che magari monoreddito, fanno la differenza e lo aiutano. E non gli fanno fare la spesa per due settimane, perché quella è una boiata. Però una mano gliela possono dare. E io questo lo comprendo. Ma il problema non sta negli 80 euro. Sta nel ragionamento che è negli 80 euro. Noi diciamo che è un voto di scambio, ma è un voto di scambio, perché il ragionamento è molto semplice. Se tu mi dici che sei per le persone più deboli, perché stai dando una mano ai lavoratori dipendenti più deboli, allora il ragionamento che tu fai è di costruire un provvedimento per aiutare i pensionati che hanno la minima, per esempio, e quelli invece non prenderanno assolutamente niente. O le partite IVA e i libero professionisti, che non prendono niente. Loro sono andati soltanto a prendere una fetta di lavoratori dipendenti, solo con una piccola fetta, che sono comunque una grande fetta, perché 10 milioni di lavoratori non sono pochi. Ma il ragionamento che vi voglio far capire è questo. Prendiamo due nuclei familiari. Un nucleo familiare dove ci sono due lavoratori, due operai che prendono 1.000-1.200 euro. Con il bonus prenderanno 80 euro il marito, 80 euro la moglie, e avranno 160 euro in più al mese. Fanno la differenza, ma certo che fanno la differenza. Prendiamo l'altro nucleo familiare. C'è la madre, la moglie, casalinga, con un bambino, e l'operaio, che prende 1.200 euro. Allora, chi è che aveva bisogno più di 160 euro? Il reddito di qua, che non c'aveva neanche il bambino, marito e moglie senza neanche un figlio, con due redditi 160 euro, o di qua, con la madre, un bambino piccolo, casalinga, e monoreddito, e si prende solo 80 euro. È per questa che noi contestiamo fortemente questo decreto. Perché è un'idiozia. Tu tiri fuori 10 miliardi di euro dalla contabilità e alla persona che ha più bisogno, cioè il monoreddito, gli dai 80 euro. Quello che ha meno bisogno, gli dai il doppio dei soldi. E allora è normale pensare che sia un voto di scambio, perché non è stato un decreto ragionato. Non è stato un decreto ragionato. Tu non l'hai aiutato quello che è monoreddito, perché doveva succedere il contrario. Se qui c'erano due redditi, gli davi solo 80. Se qua ce n'era soltanto uno, ma il nucleo familiare era anche più grosso, gliene davi 160. Ma non ci voleva un genio per capirlo questo. Non ci voleva un genio. Soltanto che questi giornalisti, quando c'è Renzi lì, li cuciscono addosso tutta la loro bella trasmissione. E non lo contestano mai, queste cose non ve le dicono mai. Bisogna venire nelle piazze o scriverlo nei blog, perché neanche sui giornali se le fanno uscire queste cose. Perché un cittadino comune queste cose le capisce. Le capisce normalmente. Ed è per questo che noi avevamo pensato un provvedimento diverso, molto diverso da questo. E gliel'avevamo messo sul piatto, quelli del PD. Che era il reddito di cittadinanza. Che non è una follia. Guardate, signori, che ce l'hanno tutti i paesi europei, tranne l'Italia e la Grecia. Tutti i paesi europei hanno il reddito di cittadinanza, minimo garantito, come lo volete chiamare, ma esiste in tutti i paesi europei. E i soldi li avevano trovati, c'erano, anzi ci sono ancora tuttora. Non lo vogliono fare. Non lo vogliono fare, ma non sapete perché non lo vogliono fare? Non perché non comprendono che sia una cosa importante. Non lo vogliono fare perché l'abbiamo proposto noi. Vedete che idiozia che è questa? È soltanto una questione di voti, è soltanto una questione di consenso, è solo su questo che si reggono questi qui. Non gliene importa nulla di tutto il resto.
vi danno 80 euro il 27, due giorni dopo gli europei, poi se nel 2015 non ci sono più soldi non importa, perché non ci sono i soldi per il 2015, perché i soldi che hanno trovato per questo che hanno svenduto un po' di quota azionaria delle nostre aziende, hanno limato qua e là, ma per il 2015 i soldi non ci sono. Forse si troveranno, ma non gliene frega neanche niente. Allora gli interessa arrivare al 25 e vincere queste elezioni, o prendere quanti più voti possibile, vincere a livello comunale, perché l'unico loro cruccio è far fuori noi, stop. Evitare che noi abbiamo troppo consenso per togliergli il potere. E questa è una cosa che dovete capire voi. Lo dovete capire voi cittadini. Perché io lo ripeto, io ce la sto mettendo tutta, sacrifico il mio tempo, sacrifico la mia famiglia. Non mollo, vado avanti. Ma io voglio una risposta dei cittadini, voglio una risposta dai miei concittadini. Voglio che loro comprendano che cosa stanno vivendo. Io torno a fare l'infermiera tranquillamente se voi non volete che il Movimento 5 Stelle governi questo paese o che le sue idee vengano portate avanti in questo paese. Siete voi che dovete avere il desiderio di cambiare, di provarlo a cambiare questo paese, di lasciar perdere tutte le boiate che girano, gli arrestati, mica arrestati, ma voi urlate, mica urlate. Noi portiamo una soluzione diversa, dei cittadini normali che entrano nelle istituzioni. Abbiamo dimostrato che dei cittadini normali nelle istituzioni funzionano, funzionano molto bene, meglio di quanto hanno funzionato questi politici per 60 anni. Ci dicevano che eravamo inesperti con l'azinetto, i bambini sfigati che entravano lì non sapevano neanche dove andavano, dove arrivavano. E abbiamo dimostrato che in un anno di essere molto più capaci di loro, molto più attenti, molto più vicino alle persone. È un cammino difficile, un cammino duro. Noi non molliamo mai, non vogliamo che mollate anche voi. Facciamo questo cammino insieme, facciamolo insieme. Io vorrei però adesso anche da voi delle domande. Perché è vero che noi siamo qui, parliamo, siamo tutto, però potremmo parlare per le ore e le ore, perché i provvedimenti, di questioni, di cose ce ne sono tantissime, però siamo anche sicuri che voi avete delle domande da farci, o l'euro, o il lavoro, o qualsiasi altra cosa. Avete sicuramente delle curiosità, siete tanti, abbiamo anche un altro microfono. Abbiamo quel bel microfono, ci va lui in mezzo. Anzi, no, facciamo una cosa, chi vuole fare la domanda viene qui, così si fa vedere dai suoi contadini, perché mi sembra più giusto. Non vengono, ho chiesto troppo. Neanche sapere una curiosità, tipo che ne so, se adesso scopriremo chi aveva regalato quella casa a Scaiola, per dire, no? Una curiosità che un cittadino ce la deve avere, per esempio. Oppure un'altra curiosità che dovrebbe coscire tutti. C'è una domanda di... questo non funziona. La riporto io, volevo sapere da Bottiglieri se i candidati alle europee sono stati scelti con dei criteri ben precisi, che tipo di curriculum dovete avere, insomma, che cosa porti come esperienza. Allora, guarda, i candidati alle europee sono stati scelti senza nessun particolare vincolo iniziale. L'unica cosa che viene chiesta era l'iscrizione al blog al 31 di dicembre del 2012. Non era chiesto. Poi chiaramente ognuno ha messo giù il suo curriculum e, diciamo, le persone hanno potuto vedere, informarsi, e probabilmente hanno scelto anche in base al curriculum, voglio dire. Io personalmente, ripeto, ho lavorato 30 anni nel mondo finanziario, ho cominciato nelle banche, e ho lavorato in varie società finanziarie, ho svolto sempre lavori di front office, cioè stavo sempre sui mercati, nei mercati finanziari del Forex, fondamentalmente delle valute proprio. Io ho una conoscenza parlata del francese ottimale, perché ho lavorato spesso anche con controparti estere, viaggiavo per lavoro tanto. Ho una buona conoscenza anche dell'inglese, io personalmente. Però i criteri non c'erano, è la rete che ha votato, la rete ha scelto, e diciamo, i cittadini hanno scelto. Si poteva candidare chiunque. Questo è un po'
come ti posso dire, il motto uno vale uno, cioè nel senso che non è detto che perché io abbia ho fatto 4 anni di attività nel Movimento 5 Stelle e ho una certa esperienza soprattutto a livello amministrativo sui discorsi dell'amministrazione comunale, perché ripeto, ho seguito da vicino le attività dei consiglieri comunali, e sia più bravo di altri, non è questo. Chiaro che una persona che in qualche modo ha la conoscenza delle lingue è avvantaggiata, perché in Europa i lavori vengono svolti in commissioni, le commissioni sono 20, in queste commissioni non c'è la presenza di traduttori, i traduttori sono solo nell'aula magna. Quindi quando noi abbiamo avuto dei parlamentari come De Mita, che ha fatto il record di assenze nelle commissioni, cioè lui non c'è mai stato, non si è mai presentato in una commissione, e dopo passano provvedimenti come la Bolkestein, che nasce da un provvedimento firmato da Prodi nel 2004, che era la liberalizzazione dei servizi a livello europeo, all'interno del quale è nata la legge Bolkestein, che praticamente mette sullo stesso piano le nostre concessioni a mare con quelle sulla Manica, per esempio, dicendo che sono uguali, ma non possono essere uguali, perché sulla Manica forse ci lavorano un mese all'anno, forse non possono essere uguali, ma poiché questa legge è stata discussa in commissione, votata al Parlamento europeo e doveva essere recepita dai singoli parlamenti, in Spagna si sono opposti. Noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto decorrere i termini sono decorsi, siamo attualmente in infrazione, quindi paghiamo su questa Bolkestein già delle multe, però io vi dico che questo è comunque un trattato. Come tutti i trattati che abbiamo detto che vogliamo ridiscutere, noi andremo a ridiscuterlo. Non ti so dire esattamente adesso quali sono i margini di uscita, perché non so neanche quali saranno i costi, visto che comunque è già stato recepito dall'ordinamento per decorrenza dei termini. Ma essendo comunque un trattato, comunque un contratto, secondo noi può essere discusso. Laddove non dovesse essere discusso, andranno comunque valutate delle eventuali compensazioni alle persone che magari potrebbero perdere l'attività in caso di d'asta. Questo è per altre cose, ma il problema è quello. Però tornando a bomba, non c'era nessun vincolo particolare. Aspetta. Qualche vincolo c'era, aspetta. Lo riprendo subito. C'erano qualche vincolo c'è. No, allora è vero che sono cittadini comuni, chiunque era iscritto nel blog si poteva candidare e metteva il suo curriculum, e quindi è stato scelto lui proprio perché conosceva lingue straniere, proprio perché ha lavorato per tanti anni nel mercato finanziario, quindi conosce bene come funzionano i mercati finanziari europei, e quindi è una persona che secondo noi è giusto che vada in Europa con queste competenze. Ce ne sono tante altre, con altre medesime competenze, ma gli è stato richiesto prima della candidatura 2 o 3 piccoli particolari. Il primo, che non fosse né condannato, mai stato condannato, ma neanche indagato, attualmente indagato. Sembra una cosa paradossale in questo paese, ma diciamo che è il minimo sindacale, che almeno chi rappresenta l'Italia in Europa, come chi rappresenta i cittadini italiani in Italia, sia almeno incensurato, che non abbia mai intercorso con reati che l'hanno portato a una condanna. L'altro requisito particolare è che non avesse fatto in precedenza altri 2 mandati elettivi, perché è regola del Movimento 5 Stelle, e come dicevo prima, che non è più possibile avere dei politici che fanno i politici prova. Tra comuni, province. Quello di Serenella, il suo primo, ne faremo un altro e poi torniamo a fare la nostra vita di sempre. Manteniamo la nostra attività all'interno del Movimento 5 Stelle, diamo il nostro contributo, diamo la nostra conoscenza, ma non partecipiamo più a un'elezione politica, perché fare politico non è un mestiere, non deve essere un lavoro, ma un'attività civile, un volontariato che tu dai ai tuoi cittadini, metti la tua competenza a favore della collettività, lo fai per un tot di anni e poi smetti, perché vi posso dire personalmente, ve lo dico personalmente perché lo vivo sulla mia pelle, stare chiuso in quei palazzi con quelle persone, con quei metodi,
per 5, 10, 15, 20 anni è logorante. Ma non è logorante tanto perché è difficile, faticoso lavorare, anche quello. Ma quello che più ti intimorisce è che entri all'interno di un meccanismo che ti distacca anni luce dalla realtà. Entri in situazioni di amicizia, di dialogo con funzionari, con persone potenti, sei per il lavoro chiamato a parlare con grandi confederazioni, con industria, farmindustria. Entri in dei meccanismi che ti allontanano dalla realtà e ti avvicinano sempre a una questione che è puramente finanziaria, economica, di potere. E questo è un male. È per quello che non bisogna starci troppo in quei palazzi. Perché dimentichi cosa vuol dire essere un cittadino, dimentichi cosa vuol dire vivere la vita reale. E stai in un ambiente dorato in cui tutto è giusto, tutto è bello, ma per i cittadini non riesce a dare nessun contributo. E l'ultimo particolare, che non è da poco, che non era stato inserito quando sono stati eletti noi del Parlamento, ma che secondo me è stato molto giusto inserirlo questa volta nella scelta dei candidati, che è il vincolo di mandato. Voi sapete che nella Costituzione italiana c'è scritto che i parlamentari non hanno vincolo di mandato. Ossia, se io vengo eletto nel Movimento 5 Stelle, quando sono in Parlamento, se il Movimento 5 Stelle, secondo me, prende delle decisioni che dal mio punto di vista non sono giuste, io posso prendere andare al gruppo misto o votare diversamente, difformemente dal mio gruppo, o andare addirittura in un altro partito. E invece no. È assolutamente sbagliata questa cosa. Perché noi, come tutti gli altri politici, facciamo la nostra campagna elettorale, veniamo davanti a voi, vi diciamo cosa facciamo, cosa andremo a fare in Europa, vi portiamo i 7 punti, vara che andremo a discutere il fiscal compact, a rimettere in discussione i trattati internazionali. Facciamo una promessa ai cittadini e quella promessa va mantenuta. Se i nostri candidati europei, Parlamento europeo, non rispetteranno il vincolo del mandato, ossia non faranno ciò che hanno promesso ai cittadini in campagna elettorale, pagano una penale di 250.000 euro. Ed è giusto che paghino questa penale. Perché noi stiamo, io come lui, siamo qui a promettere una cosa a tutti voi e voi votate l'idea. Votate la sua competenza, ma votate l'idea che stiamo portando avanti in Europa. E quell'idea deve essere portata avanti, non perché lui a un certo punto si fa ammanicare da qualcuno o decide che quell'idea non gli va più bene, allora non se ne torna a casa ma ne rimane lì, continua a prendere i soldi dei contribuenti, va in un altro partito, va al gruppo misto e si fa gli affari suoi. E fuori discussione, il vincolo di mandato è una cosa fondamentale e noi leghiamo il vincolo di mandato a una sanzione penale. Ha una sanzione economica anche molto importante, proprio perché non vogliamo che chi mandiamo in Europa si prenda la libertà, come è successo purtroppo con alcuni nostri colleghi alla Camera e anche al Senato, di prendere un'altra strada e decidere che quello su cui aveva promesso davanti ai cittadini non era più la cosa giusta. Se non è più la cosa giusta secondo te, te ne torni a casa e fai entrare qualcuno che secondo lui è la cosa giusta su cui combattere e battersi. E questo dovrebbe valere per tutti, per tutte le persone che leggiamo e portiamo in Parlamento, senza distinzione di partito. È una cosa che va assolutamente cambiata nella Costituzione, perché assolutamente nel momento in cui noi andiamo a votare, se non possiamo neanche scegliere il candidato, perché adesso nelle elezioni europee si può, perché ci sono le preferenze, ma nelle elezioni nazionali non si può, voi mettete soltanto una X su un partito e chi sceglie i candidati di quel partito è il segretario, quindi non li scegliete voi. Voi state votando un partito perché votate l'idea di quel partito e non la persona che non potete scegliere. E allora quella persona o rispetta quello che il movimento e le promesse che il movimento ha fatto ai cittadini oppure se ne deve andare. Altre domande? Forse qualcuno che vuole fare una domanda? Ecco qua, signora. Sta la legge sul conflitto di interesse. Volevo sapere. Con un ministro dell'industria che dei conflitti di interesse ce li ha e pesanti, con un ministro del lavoro, un presidente delle COP. Allora, secondo lei, già con queste due cose, il conflitto di interesse, dove andrà a finire? Ma poi le dico un'altra cosa.
hanno, il governo mette la fiducia, fa i decreti e impone la fiducia. Uno dice: ma perché impone la fiducia? Perché evidentemente impone la fiducia perché ha annasato nell'aria che la maggioranza non è così chiara, che potrebbe anche andare diversamente la cosa. Ma il problema non è mica l'opposizione, perché i calcoli dell'opposizione, quelli già sono calcolati. I problemi sono la corrente all'interno dei partiti. Lì praticamente uno respira un'aria, specialmente in area PD, diciamolo perché quello è il problema dell'Italia. Se qualcuno ha fatto le cose, diciamo, male, qualcuno che le ha cronicizzate è stato il PD perché le ha permesse, la mancanza di maggioranza era proprio all'interno del PD. E quindi il conflitto di interesse, ma chi può mettere mano al conflitto di interesse? Che si legge tutto su un interesse, io appoggio te, appoggio me. Solo il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle l'ha posta come legge e l'ha depositata anche il conflitto di interesse. Quando la calendarizzeranno potrà votare anche il conflitto di interesse. Volevo dire un'altra cosa, ma stasera mi scordo, ogni tanto ne penso una, evidentemente sono un po', e dopo le completi. Volevo dire un'altra cosa importante, mi torna in mente sempre mentre parla lui mi ritornano in mente le cose. Adesso allora passo un attimo a lui, proprio gli rubo il telefono quando mi torno. No, volevo completare la risposta per la domanda che ha fatto la signora, perché al Parlamento, la Camera come al Senato, di proposte di legge di deputati e senatori, non solo del Movimento 5 Stelle, ma anche degli altri partiti, su il conflitto di interessi, la corruzione, tutte nelle sue svariate forme, ce ne sono una ventina. E sono tutte valide. Sono tutte leggi ben fatte. Che insieme, tutti insieme, potrebbero fare una legge seria per il conflitto di interesse in Italia, efficace, veramente efficace, perché la legge Severino che è stata fatta col governo Monti è veramente una pagliacciata, anzi non è neanche applicata, perché si sono dimenticati di scrivere nella legge, guardate un po', come deve essere applicata. Una piccola dimenticanza, e quindi è carta straccia, una legge che sta ferma lì. Però Renzi ha ben pensato, visto che la corruzione e il conflitto di interessi è un problema reale di questo paese, anzi è uno dei più grossi problemi che abbiamo in questo paese, ha pensato non di far calendarizzare le proposte di legge che ci sono lì, e quindi non di far lavorare il Parlamento e far decidere ai parlamentari che legge sul conflitto di interessi vogliono per il loro paese. No, ha già annunciato che lui presenterà un decreto legge in merito al conflitto di interessi. E la follia sta qui, anzi l'inganno sta qui, perché il decreti legge, a differenza delle leggi normali in cui ci si possono prendere tutti i tempi, ci si può parlare, si può approfondire, si può modificare quante volte vuoi per riuscire a trovare la quadra e fare una legge sostanziosa ed efficace, il decreto legge deve essere convertito in 60 giorni e quindi deve andare spedito per le camere sono due, deve lavorarci prima la Camera, poi il Senato. Quindi 30 giorni alla Camera e 30 giorni al Senato, e siccome il governo Renzi su questa cosa ci metterà sicuramente una buona dose mediatica tra la legge sul conflitto di interessi, sicuramente il decreto legge correrà e correrà veloce. Ma l'inganno sta nel fatto che un partito, il PD, che è in coalizione di fatto con Forza Italia, una legge sul conflitto di interessi non la può fare. Ma non la vuole neanche il PD una legge sul conflitto di interessi, altrimenti l'avrebbe già fatto una serie legge in tutti gli anni che ha governato dal 1990 ad oggi. Perché ha governato il PD? Non l'ha mai voluta fare, anche quando aveva la maggioranza bulgara in Parlamento, per poterla fare tranquillamente, non l'ha voluta fare. E cosa vi fa credere oggi, visto che riforme costituzionali, riforme elettorali, numeri al Senato si regolano grazie a Forza Italia, loro vogliono fare una legge sul conflitto di interessi seria. Faranno una legge sul conflitto di interessi che sarà una porcata, una boiata come solito, vi faranno credere di aver fatto la grande legge sul conflitto di interessi, e invece tra le mani non ci troveremo assolutamente nulla, come la legge su 416 ter, lo scambio politico mafioso. Ma quello che è successo in Parlamento è stata una cosa gravissima. Noi aspettavamo questa norma da 20 anni, perché esisteva il 416 bis,
del codice penale che va a identificare praticamente il rapporto che una qualsiasi persona ha con la mafia, okay? Il concorso esterno in associazione mafiosa. Ma mancava nel nostro ordinamento proprio il politico che si fa partecipe di un'azione insieme a un camorrista, un mafioso. Mancava. Allora, in questa legislatura, grazie a una grossa spinta di associazioni sul territorio, Gruppo Adele, Libera, Don Ciotti e tutto, si è arrivata alla formazione di una legge che andava a istituire un nuovo comma nel codice penale, 416 ter, che era proprio, andava proprio a identificare lo scambio politico-mafioso. Cioè, se un politico riceve soldi o d'altra utilità da un mafioso in cambio di voti, evidentemente questo politico deve andare in galera. E noi alla Camera, anzi al Senato, avevamo votato favorevolmente a questa legge, perché era una legge fatta bene. Perché effettivamente identificava lo scambio bene, quindi se un politico andava a casa di un mafioso, se un politico riceveva in cambio di alcuni, dava in cambio di alcuni voti un favore a un mafioso, andava in galera, ma ci andava seriamente. Poi cos'è successo alla Camera? Perché abbiamo il bicamerismo, quindi una cosa fatta bene al Senato torna alla Camera. Alla Camera il PD, perché l'ha fatto il PD, ha modificato questa norma abbassando le pene, portando il minimo da 7 a 5 anni. 4 anni, scusami. Cosa succede? Succede che il politico che è in odore di mafia in galera non ci va più. Non ci va proprio più, perché 4 anni di detenzione con l'indulto, se sei sotto i 3 anni di pena, non si entra neanche in galera, tra le varie attenuanti e tutto, e prescrizioni, perché meno la pena, più è breve il tempo di prescrizione. Loro si sono salvati così, vanno in giro per le televisioni dicendo grazie al PD. Dopo 20 anni d'attesa abbiamo la legge sullo scambio politico-mafioso e abbiamo la garanzia che i candidati per l'europeo e i candidati per le comunali non faranno accordi con la mafia, con la camorra, perché hanno quest'arma deterrente. È un falso. L'hanno abbassata, quelle del PD alla Camera. Il deterrente c'era quando è uscita dal Senato. Perché se ti beccavano andavi in galera di sicuro. Magari ci stavi un anno, magari ci stavi 2 anni, non è che ci stavi 20 anni, ma almeno ci andavi. E quello era il deterrente. Perché un politico in galera non lo vediamo mai. Mai. O se ci sta, ci sta. Due settimane, poi lo possono prendere, lo mettono in un convento, lo lasciano là. Lui la galera se la fa in un convento. Il cittadino normale se la fa lì. Loro là. E per concludere questo discorso, io vorrei fare un accenno su Genovese. Lo sapete chi è Genovese? Genovese è un deputato del PD alla Camera siciliano. Lo chiamano Mister 20.000 voti. Perché lui aveva preso 20.000 preferenze all'ultime elezioni della zona della Sicilia, evidentemente non alle nazionali. E quindi era una persona molto conosciuta in Sicilia. Un mese e mezzo fa, La procura di Catania manda alla Camera la richiesta di arresto per questo genovese. Perché aveva fottuto perché la parola giusta, 5 milioni di euro di fondi europei che dovevano andare ai ragazzi siciliani per la formazione dell'industria del territorio. Se li ha presi, se li ha messi in tasca. E questo è solo quello che è riuscito a trovare la magistratura. Perché quello è quello che la magistratura ha trovato. Perché se sicuramente è anche tutto quello che la magistratura non è stata in grado di trovare. Bene, questo è un mese e mezzo che lì dovrebbe già essere in galera. E ancora è lì dentro. Ancora è lì dentro. E vedrete che non ci permetteranno di portarlo a votazione in aula. Perché là, ovviamente, il cittadino normale va in galera subito. Mentre invece il parlamentare, la Camera deve autorizzare l'arresto. Cioè i deputati devono autorizzare l'arresto di un altro deputato. Noi stiamo chiedendo in tutti i modi che venga votato adesso. RT Radio. La Lanterna Bianca Associazione Onlus indice la 13ª edizione del Premio Internazionale di Aristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita, una giuria sceglierà i lavori che risulteranno migliori sotto l'aspetto socio-umanitario.
Scadenze 15 maggio 2014. Info, regolamento e premi su www.lanternabianca.it. Però per dire, è un clima tale di assurdità che ti contagia. Io ho paura veramente a essere contagiata, e c'ha ragione. E quando veniamo nelle piazze, che cominciamo a stare con la gente normale, sana, che lavora, quello di tutti i giorni, noi ci ossigeniamo e prendo la carica per star lì un'altra settimana e spiattellargliele proprio tutte davanti alla faccia possibili, perché noi siamo in tanti. E quindi se sfugge uno, non sfugge un altro. E quindi alla fine vinciamo noi. Ragazzo, dove la valletta? Ecco. Prego. No, più che una domanda, volevo partecipare a un contributo. Cioè, non so se c'è una domanda specifica. Ecco, perché io apprezzo molto questo cambiamento, questa volontà di cambiare le cose come sono in questo paese. Finalmente, cioè, c'è stato questo movimento che anni fa non si pensava appunto che potesse essere. Però proprio vi chiedo appunto, visto questo meccanismo complesso e veramente perverso in cui ormai viviamo incarnito, no? Non solo nei palazzi e nelle, ma in tutta la nostra realtà, un po' con questo vabbè, o cosa ci posso fare, oppure non volerci pensare, cioè tutto questo, e anche questa modalità tipicamente italiana che abbiamo purtroppo, confronto ad altri paesi magari che sono più attenti, più partecipanti eccetera, se effettivamente con tutta la buona volontà che questo movimento può avere, tutte le energie, tutto quanto, veramente si può cambiare questo meccanismo, cioè si può mettere dei granellini che bloccano questo meccanismo, oppure purtroppo dovremo come dire nonostante il desiderio di vittoria e il cercare tutto quanto, di dire non possiamo, proprio perché non si può in qualche modo veramente cambiare quelle che sono le cose essenziali perché cambia. Quindi non, diciamo, la periferia che può servire a questo e quello, ma proprio, e prima di tutto penso, cioè noi dobbiamo cambiare, noi cittadini, cioè noi popolo, noi, come diceva, non è che abbiamo meno dei vichinghi, non è quella la questione, è che c'è una decadenza profondissima in una civiltà che ha avuto una storia lunghissima, bene, brutto, tutto quanto, ma con veramente un passato molto più grandioso, non perché ha fatto chissà, e quindi questa decadenza bisogna riconoscerla in questa civiltà, dico europea ma soprattutto italiana, e se non si parte da là per desiderare di uscire da questo non si può fare, perché ci accontentiamo di sempre il meno peggio, il meno, e non sarà mai, no? Non sarà mai, nonostante, dico, le persone che si stanno sacrificando come voi eccetera eccetera, cioè questo penso che deve proprio essere un messaggio al di là della politica, del movimento, cioè è un cambiamento umano, ci deve essere proprio questo passaggio, perché il risultato, se non è così, cioè a parte quelli che verranno dopo, figli, nipoti eccetera eccetera, ma sarà proprio una sconfitta, cioè umana. La domanda non c'è, però insomma era questa. No, io la riflessione che ha fatto è importante, però io voglio solo portarle un'esperienza piccola di quella del comune dal quale vengo. Cioè noi siamo entrati come opposizione due consiglieri comunali su un consiglio di 24. Dopo due mesi abbiamo scoperto delle irregolarità e noi la prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati dal segretario comunale, che è la massima autorità dei dirigenti, e dirgli: guardi, secondo noi qua ci sembra che questa cosa non funzioni. La risposta è stata: siccome voi siete consiglieri comunali e ai sensi della legge 267 del 2000, il testo unico sugli enti locali, siete la prima autorità di controllo dell'attività amministrativa, quindi siete un pubblico ufficiale sul territorio. Io non ravviso niente, se voi pensate che ci sia qualcosa di irregolare, dovreste denunciare. Te da serie fa Ponzio Pilato. Noi abbiamo fatto due giorni dopo una denuncia. Abbiamo mandato sotto processo un dirigente per un appalto irregolare. Questo segretario comunale, la settimana dopo,
ha scritto di suo pugno una lettera di richiamo per il dirigente, smentendo se stesso che la settimana prima ci aveva risposto: io non ravviso niente, se dovete fare qualcosa fate. Da quel giorno in poi noi, almeno a Civitanova, abbiamo fatto qualcosa come 35 denunce tra esposti alla procura, esposti alla Corte dei Conti e esposti presso prefettura, ma anche delle denunce dirette, perché l'esposto non c'è il rischio della controquerela, la denuncia potrebbe essere anche controquerelato se, tra virgolette, posso accusare qualcuno di falso. Per dirle che cosa, però, che chi governava, che era 17 anni, che era l'opposizione, aveva vinto le elezioni, si è trovato talmente spiazzato da dire: ma noi queste cose ai nostri tempi lo dicevamo, facevamo delle denunce politiche. Ma come le denunce politiche? Tu sei opposizione, se ravvisi delle cose che non vanno devi fare gli atti che ti competono. Quindi qualcosa comincia. Adesso queste persone qua hanno il terrore di fare quello che hanno fatto gli altri per 17 anni. Qualcosa cambia. È chiaro che un cancro così grosso non riesce a sconfiggerlo in un attimo. Però ti dico, Questa cosa che noi abbiamo fatto e che magari altri comuni faranno, comincia dal basso e arriverà, piano piano cambieranno le cose. Noi ci crediamo. Chiaro che un anno fa chi pensava che loro potessero andare in Parlamento e fare quello che hanno fatto? Dai. Siamo sinceri. Nessuno. È passato solo un anno. Io dico, rivediamoci fra 3 anni, 4 anni, vediamo quello che abbiamo successo. Se in un anno hanno fatto questo, io non oso immaginare fra 3-4 anni con 40, 50 comuni, 60 comuni per ogni regione che diventeranno 5 Stelle, governo 5 Stelle, quanto poi riesca a cambiare questo paese. Io ci credo veramente. Una domanda per Andrea sugli 80 euro, un signore. Sì. Dice che ha letto in rete che praticamente hanno tolto alcune detrazioni per i figli a carico. Sì, quindi... no, hanno proprio tolta la detrazione sui figli a carico. Non è che l'hai letto. No, torno nel discorso di prima, ok? Che chi c'ha figlio ne prende di meno. Chi il figlio non ce l'ha se li tiene tutti 80. Quindi il concetto è che proprio con questo decreto hanno proprio fatto un'operazione di marketing, punto e basta. Però quello che dice è vero. Hanno tolto anche, ma non è solo l'unica detrazione che andranno a togliere o a rimodulare, però questa è proprio la più madornale, anche sul coniuge a carico, cioè nel senso questa è la più visibile, e quindi quegli 80 euro diventano una quindicina, una ventina, che poi se tutto dovesse comunque continuare anche nel 2015, quegli 80 euro non sono 80 euro, ma sono 55 euro, perché noi prendiamo, siccome inizia da metà anno, prendi anche i soldi da gennaio a maggio, e quindi il prossimo anno saranno 55 euro, ma i soldi attualmente non ci sono, lo ripeto, non ci sono. Sempre per la signora, proprio incisissimo. Lei dice parole sacrosante quando dice che dobbiamo cambiare noi. Ma non dubiti che non state cambiando. Nel senso che il cittadino, lo dicevo anche prima, la cittadinanza sta cambiando. C'è ancora da lavorare, si deve cambiare ancora molto, certamente. Ma il cambiamento c'è. Ed è visibile, è tangibile da tutti. Si vede che c'è questo cambiamento. E lei mi diceva anche, ma visto che non è soltanto il Parlamento che è messo male, ma è male, messo male tutto, basta andare all'anagrafe, in un asilo, e si vede che è messo tutto male. Un po' è colpa nostra, un po' è colpa delle istituzioni che fanno le cose male. E lei mi dice, ma si può cambiare tutto questo? Sì, si può cambiare tutto questo. Si può cambiare in un mese? No, non si può cambiare in un mese. Ci vorrà tempo per cambiarlo? Sì. Ma la differenza è se tu metti delle persone oneste, perché questa è la differenza che noi abbiamo portato lì dentro. Noi siamo onesti su tutto e quello che promettiamo lo facciamo. Sempre. Se no non lo promettiamo. E se una promessa che facciamo non riusciamo a portarla a compimento, lo diciamo. Guardate, questa cosa non ci arriviamo, non si può fare. Ma siamo onesti su questo. Però no, sì, ho capito che ci vuole la volontà di tutti. Però io mi permetto di dire questo. Se i cittadini non danno il voto al PD o a Forza Italia o agli altri partiti e lo danno al Movimento 5 Stelle, significa che vogliono cambiare. E questo è il segno che comunque si appoggiano a una forza politica che sanno essere totalmente diversa dalle altre, con anche meccanismi di dialogo con la popolazione, di metodo di propaganda diverso, e quindi si aspettano che noi facciamo qualcosa di diametralmente diverso dagli altri.
all'inizio legislatura, è successo, perché non avete fatto alleanza col PD, perché era un errore madornale quel ragionamento, perché voi cercavate con quel voto qualcosa di molto diverso. E siccome col voto non c'eravate riusciti, perché non avevamo vinto, non avevamo vinto il Movimento 5 Stelle, vi volevate accontentare di un qualcosina. Accontentare di andare con quelle persone che fino al giorno prima le disdegnavate, non le volevate più vedere. Quando eravamo in campagna elettorale c'erano i cittadini che ci avvicinavano, ci dicevano state attenti, quando andate là, andate nella fossa dei leoni, non vi fate corrompere. Quello che troverete là saranno delle cose indicibili. E il giorno dopo le elezioni le stesse persone ci chiedevano di fare l'alleanza col PD. Cioè, fino al giorno prima erano dei leoni e dopo era una gente che, beh, però tutto sommato qualcosa con questa gente si può fare. Non si può fare nulla con questa gente. Non sono persone oneste. Non sono oneste. Voi non fareste mai una società con una persona che sapete che è disonesta. Non lo fareste mai, nessuno di voi. E ci chiedete a noi di fare un'alleanza con delle persone, una società con delle persone che sai già che sono disoneste, piene di corrotti, piene di interessi superiori, di lobby, slot machine, farmindustria. Ma come si può stare con questa gente? Non si può. E il cambiamento si può fare. Non bisogna prendere il 51% dei voti. Bisogna prendere un voto più degli altri. Un voto più degli altri. È sufficiente in questo paese, con queste leggi elettorali, con la legge elettorale che ha fatto ancora più schifosa di quella che avevamo prima, è ancora comunque bloccata al Senato, quindi non ce l'abbiamo ancora la legge elettorale. Se casca il governo oggi si va a votare col proporzionale puro, ma con la legge elettorale che hanno in mente loro basta un voto più degli altri, un voto, per avere il 55% dei seggi in Parlamento. E vi dico anche una cosa, non vi fate ammagliare troppo da questa questione che il giorno dopo bisogna sapere chi governa, che bisogna avere una persona forte al comando. È un errore madornale che dobbiamo fare in questo paese e che stiamo facendo in questo paese. Non è vero che il partito che prende un voto più degli altri, anche se ha preso il 31%, si può permettere di rappresentare il 100% della popolazione e acquietare le idee di tutti gli altri 70 che non hanno votato te alle tue idee. Non è così che funziona. Non è così. Tutti devono essere rappresentati in Parlamento, anche i partiti più piccoli, perché hanno diritto di avere una rappresentanza, perché se io voto quel partito, io cittadino ho il diritto di vedermi rappresentato da quella persona e da quelle idee, prima di tutto. E non esiste, che chiunque sta al governo in un paese si possa permettere in maniera quasi dittatoriale di dire l'idea è questa e non si discute come stanno facendo loro oggi adesso. È assolutamente fuori discussione, perché tu il tessuto sociale non lo terrai mai. Perché a te ti hanno votato il 25% delle persone italiane e l'altro 75% non volevano te, non volevano la tua idea e hanno il diritto di essere rappresentati e vedere rispettate le loro idee in ogni caso, a prescindere da chi governa. Facciamo l'ultima domanda e poi chiudiamo perché stiamo facendo tardi. Uno. L'ultima. Neanche l'ultima? L'ultima curiosità. Aspetti signora, se no non la sentiamo. Non sentiamo. Non fate coalizione con nessuno, quindi praticamente un partito solo fa fatica a fare certi numeri. Lei ha ragione. Ma alla precedente elezioni nazionali abbiamo preso il 26%. Eravamo un partito solo. PDL, che c'aveva dentro la Lega, Fratelli d'Italia, ha preso il 28%. Non è che ha preso una follia più di noi. E il primo partito ha preso il 30%. E non è che ha preso una follia più di noi. Quindi questa questione delle coalizioni lascia un po' anche il tempo che trova. Nel senso che noi mettiamo davanti un'alternativa. Quello che abbiamo oggi e che avevamo ieri non è un'alternativa, è quello che abbiamo sempre avuto dal 1948 ad oggi. Abbiamo gente in Parlamento e nelle liste dalla Prima Repubblica, ancora le mettiamo dentro, da Tangentopoli, ancora sono lì.
noi poniamo un'alternativa. E l'alternativa è cattata. È presa dai cittadini. Coalizione. E noi chiediamo ai cittadini di attivarsi in questo cambiamento. Noi non rappresentiamo né la destra né la sinistra. Un qualcosa di diverso. Basta con queste ideologie. Possono essere belle quanto vogliamo queste ideologie. Ma uno non può essere di sinistra e dirmi che vota il PD perché è di sinistra. Non fa una cosa di sinistra da 30 anni. Ma come fai a votare il PD? Ma neanche di destra a votare Forza Italia. Non ha mai fatto le cose di destra. Non ha mai fatte. È sempre la stessa gente che si rincorre in quel Parlamento da 20 anni. Molti passano da uno schieramento all'altro come se nulla fosse. Perché oggi in questo Parlamento lo vediamo cosa sono. Sono sempre state le stesse identiche persone. Nulla di più. Erano fidanzati di nascosto prima, li abbiamo costretti a sposarsi. Tutto qui, niente di più. Gli interessi sono sempre stati gli stessi, gli atteggiamenti sono i medesimi, si comportano esattamente tutti e due nella stessa identica maniera quando governa uno o quando governa l'altro. Le leggi serie che danno fastidio sia l'uno e l'altra parte non si fanno mai. Conflitto di interessi, anticorruzione, mai. Ma cosa dovete aspettare ancora? Cosa d'altro deve succedere in questo paese per dire basta? Basta! Basta! Allora, chiudiamo questa serata, vi ringrazio tutti per essere stati ancora qui, sono le 11 passate, ancora siete qui ad ascoltarci, vorrei far venire tutti i ragazzi sul palco, anche Fabio. Forza, venite tutti qua, attivisti, simpatizzanti, Fabio lo mettiamo nel mezzo. Guardateli attentamente, dei ragazzi del vostro paese, onesti. Aiutateli in questa campagna, stateli vicino, qualsiasi comunque vadano le elezioni. Ma io devo dire che sono molto ottimista, ho molta fiducia nei cittadini e non credo che i cittadini della mia terra vogliano ancora Occhielli a comandare la loro città. Basta! È il momento di cambiare, il cambiamento c'è, sono dei cittadini normali e possono fare, sono capaci di fare meglio di quelli che avete avuto fino ad oggi. Noi ne siamo stati la dimostrazione, siamo riusciti a fare cose che erano impensabili e non è che siamo dei geni, siamo delle persone normali che si sono semplicemente applicate a fare il loro lavoro, facciamo solo il nostro lavoro e cerchiamo di farlo il meglio possibile. Questa è la loro missione, hanno bisogno di voi. Aiutateli a vincerle perché loro hanno paura e questa volta vinciamo noi. Buona serata a tutti.